Oggi siamo qui con i lavoratori di Torino, dell'Embraco, con i lavoratori di Belluno, della Wambao, davanti a un progetto che è diventato fumo col cambio di governo. L'unico progetto che abbiamo sentito illustrare da politica che ha un'idea industriale, che salva 800 posti di lavoro su un'idea, cioè quella di fare i compressori per i frigoriferi. Inspiegabilmente il nuovo ministro non ci ha convocati, non ha dato risposte e di fatto ha messo in pericolo con la sua inerzia 800 posti di lavoro, perché i lavoratori dell'Embraco saranno licenziati da luglio e i lavoratori di Wambao rischiano il fallimento perché hanno un problema di liquidità nonostante ci siano i clienti. Ora chiediamo, com'è mai possibile, anche quando c'è un'idea, quando ci sono i clienti e gli spazi di mercato, ci sono le professionalità, che tutto diventi fumo? Perché? Siamo ancora qui, noi vogliamo un cambio di passo non solo nel dare risposta e futuro a 700 famiglie, ma a rafforzare anche il sistema produttivo italiano. Il progetto Italcomp prevede compressori per frigoriferi, componentistica dell'elettrodomestico. Questo è un esempio virtuoso per far tornare in Italia produzioni che sono state trasferite all'estero alla fine degli anni 90. Siamo qui oggi per chiedere al governo di riassumere quella che era l'iniziativa presa dal governo precedente, vale a dire la costituzione di Italcomp, di una società in mano pubblica che costituisse un nuovo polo di produzione di componenti per elettrodomestici. Tuttavia questo progetto è stato inspiegabilmente abbandonato dall'attuale governo, che prima come scusa ha utilizzato il passaggio di consegne infinito nei tempi e ora addirittura a mezzo stampa ci fa capire attraverso le parole del ministro che quel progetto lo vorrebbe abbandonare o trasformare radicalmente. Noi chiediamo di bloccare il licenziamento e poi chiediamo di rispettare il progetto iniziale di Italcomp, che c'era partecipazione statale del 70%, più in 5 anni dovevano trovare un soggetto privato. Giorgetti invece ha sconvolto questo progetto, voleva innanzitutto trovare un soggetto privato e poi partecipare come Stato. Ma noi questa cosa qui l'abbiamo già vissuta con la Ventures, che hanno praticamente fallito quel progetto lì. L'accordo del precedente governo aveva previsto che Invitalia in più le regioni tenevano il 70% della nuova società di Italcomp, il restante 30% era un'iniziativa privata, quindi era lo Stato con forti investimenti sul processo, sul prodotto, rilanciava le produzioni a Mel e dall'altro si occupava della reindustrializzazione di Chieri attraverso il fatto che lì si facevano i motori. C'era un piano ben strutturato che doveva essere però finanziato. Noi siamo persone serie. I lavoratori sono persone serie, quando qualcuno prende un impegno, quell'impegno deve essere mantenuto, soprattutto quando quell'impegno lo prende lo Stato, che rappresenta i cittadini. A noi non interessa che il governo sia cambiato, che il ministro attuale abbia un'idea diversa rispetto a quella di prima, perché forse ha studiato la Bocconi. A noi non interessa, a noi è stata fatta una precisa promessa che questi due stabilimenti venivano salvati e la produzione veniva rilanciata. Su quello noi siamo, perché i patti sono patti, Quando si stringono dei patti tra i lavoratori e tra le lavoratrici, quel patto è sacrosanto, E quindi noi oggi chiediamo che questo ministero ribadisca quell'impegno preso, che era un impegno formale, formalizzato in incontri ufficiali al ministero e alle prefetture.